Ok, diciamo adesso salutiamo la gente che sta nella sua casa. Ok, let's go. Quindi no. Quindi adesso ogni gruppo ha lavorato con il suo processo, sì? E dopo faremo come una passeggiata per vedere tutti i gruppi cosa hanno fatto, sì? Ma prima andiamo come a finire un po' il processo, sì? Quindi adesso posso dire, posso proporre una cosa? Sì, cosa? Perché qua c'è il video. Se noi giriamo nelle stanze loro non vedono niente. Possiamo portare qua i cartelloni e parlare. Una alla volta. Ok, ma dopo, sì. No, sì. Ok. Quindi lo facciamo dopo, perché prima andiamo a fare come una organizzazione anche per gruppi e poi quindi adesso qua in questa stanza ogni gruppo parlo in spagnolo meglio, sì? Cada gruppo ha trabajado, ha hecho un diseño de un proceso, sí, que pensaba que estaba bien. Y ahora lo que vamos a ver son los pasos, así, para un buen proceso, y vamos a comparar si son los mismos pasos que hemos diseñado previamente, ¿sí? Ok, allora, ogni gruppo ha fatto un disegno del proprio processo che pensava fosse fatto bene. Ora andremo a vedere tutti i passi di questo processo per vedere se il processo è stato eseguito per bene. Sì. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a dar fichas, estos folios, a cada grupo. Y cada grupo va a tener que ordenarlos, como son ordenar estos pasos. Ok, allora consegnerò queste schede e andremo a fare ordine con i passi. Cioè ogni foglio ha un passo e li metteremo in ordine, nell'ordine giusto. Sì. Esto lo vamos a hacer mejor aquí. Entonces cada grupo se dividirá. El grupo número uno estará en esta parte. El grupo número dos estará en esta otra, el grupo número 3 aquí, el 4 por aquí y el 5 por acá. Tutti i gruppi avranno uno spazio in questa stanza, quindi il gruppo numero 1 qui, per esempio, il numero 2 lì, ognuno ad un angolo. Sì. Y lo que tiene que hacer cada uno es ordenar este proceso. Y después veremos cuál es un orden así bellísimo. Sì. Allora, quindi ordineremo i vari passi del processo. E dopo? Sì, cada gruppo ordena. Quindi ogni gruppo deve ordinare i passi del processo. E después yo contaré cómo son los pasos. E dopo andremo a vedere come sono i vari passi. Sì. Quali sono i passi giusti. Ma dobbiamo metterli in ordine secondo il processo che abbiamo organizzato? No. Quello giusto. Quindi abbiamo fatto un lavoro, sì? E adesso lasciamo il lavoro là e facciamo un altro lavoro che è collegato, ma
questo è un lavoro di un processo reale, sì? E questo è un processo come, come dovrebbe essere, ideale, sì? Quindi ogni, ogni gruppo avrà queste cose e, de- e devono, devono mettere come in ordine, sì, primo, secondo, terzo, sì? E poi io parlerò un po' tutto questo qua e dopo ogni gruppo con la informazione, con l'ordine fatto bene, andrà al suo lavoro e, ver- e vedrà se va bene, sì? Ah, ok. Si capisce? Sì, sì, sì. Ok. Quindi il gruppo numero uno, per favore, che starà qua, quindi con le sedie o per terra, come volete. Qua. Qui, ok. Il gruppo numero due sarà, sarà qua. In, in questo spazio. Questi gruppi? Di prima? Sì, di prima, sì, sì. Il terzo, la gente che stava qua, che era qua. Qua. Il quarto gruppo, la gente che era qua. Qua. Non puoi stare qui. E il quinto gruppo, chi sono? Voi qua. Noi qua al centro. Sì. Yeah.
Un po' di bueno, en español a lo mejor. Ahora yo voy a deciros cuáles son los pasos del proceso, ¿sí? Y veremos qué tal nos ha ido. Adesso vi dirò quali sono i passi del processo e vediamo com'è andata. Sì, è importante entender che in questi passi del processo hay unos che sempre van delante al principio e altri che sempre van al final, sì, però depende la decisione, hay algunos che se pueden cambiar. Sì? È importante. Sì, dai, dai. È importante capire in questi passi che ci sono alcuni che vanno prima, altri che vanno dopo, però dipende dalla decisione, perché alcuni possono cambiare. Sì. Lo che è molto importante è che tutto il mondo che va a tomar la decisione tenga claro qual è il processo e in che momento stiamo del processo. È molto importante che tutti abbiano chiaro dove, come si svolge il processo e a che punto siamo del processo. Sì, perché dependendo il passo, cada passo necessita di un tipo di intelligenza differente. Perché a seconda del passo a cui ci troviamo, ogni passo necessita di un tipo di intelligenza differente. Sì, per esempio, generare alternative. La inteligencia que necesitamos es una inteligencia creativa. Muchas ideas. Valutare alternative es una inteligencia que no es creativa, que es más como evaluativa. Saber esto sí, esto no. ¿Sí? Quindi generare alternative ha bisogno di molta creatività. C'è bisogno di molte idee, al contrario, valutare le alternative non ha bisogno di creatività, ma di valutazione, cioè sapere cosa è giusto e cosa no. Lo que pasa muchas veces es que no tenemos claro el proceso y no sabemos en qué momento estamos del proceso. Entonces hay gente que está por aquí en este paso y hay otra gente que piensa que estamos aquí y no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ma ciò che spesso succede è che la gente non ha chiaro il processo e i passi del processo. Una persona nel gruppo può pensare che siamo all'inizio ad un passo ed un'altra ad un passo finale e quindi non ci troviamo d'accordo. E hay muchas veces que hay conflictos que pasan por esto, porque hay una persona que está, por ejemplo,
generando alternativas, proponiendo, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro. Y hay otra persona que está todo el rato evaluándolas. No, eso no, porque no sé qué. No, eso tampoco. No, eso no. ¿Sí? Entonces, la persona que está proponiendo las alternativas se cansa. Dice, pero, o se enfada. Dice, pero bueno, ¿no? O dejo de... Sin cazza también. Questo è un'altra cosa. Allora, i conflitti spesso derivano da questo, cioè se una persona sta generando alternative e un'altra le sta valutando, le due persone non si trovano d'accordo e quindi chi genera alternative si stanca e da qui nasce il disaccordo. Sì, perché hay veces que nos dan como el mismo, digamos, el mismo reconocimiento generar una alternativa que evaluarla. ¿Qué pasa? Que generar una alternativa es mucho más difícil que evaluarla, ¿no? Es más fácil decir eso no, o es que decir que proponer, ¿sí? Pero hay veces que en el grupo nos da como la misma, el mismo espacio. Una persona habla y propone y otra persona habla y evalúa, ¿sí? No. No, ahí. Allora, a volte viene dato lo stesso peso ai due passi, cioè generare alternative e valutare le alternative. Però quello che succede è che generare alternative è molto più difficile rispetto a valutarle, perché è facile dire sì o no. E quindi deve essere riconosciuto il giusto spazio alle due cose. Quindi quando si generano alternative bisogna generare da una parte e dall'altra. Mm. E come... Como hacerlo a la vez, como utilizar la misma inteligencia. Utilizar la inteligencia en el grupo. Sí. Ok. Tengo este bastón. Questo è il nostro bastone de un bellissimo processo decisionale. Sì? Sí? Io non so bene dove lo posso mettere. Non c'è spazio. Non c'è spazio. Forse qua, sì? Così? E forse... Oh sì, abbiamo questo, il mio aiutante. Quindi, il primo passo, che io penso che quasi tutti lo avete identificato ben, più o meno, ok? È questo di definire il livello, sì? Questo è lo che abbiamo, con lo che abbiamo iniziato oggi mattina. E questo è molto importante perché capire che tipo di decisione è. Sì? Quindi quando abbiamo il livello, che abbiamo questi tre livelli, strategico, organizzativo e operativo, quando sappiamo che tipo, non è lo stesso dire, ok, cosa andiamo a fare con tutti i cittadini di Celle, sì, che questo è un livello più grande, a, ok, chi porta domani la cena, tu o io, no? Sono due decisioni diverse. Sì? È più importante la seconda. Sì. Ok, il secondo, quando abbiamo il livello, abbiamo... Il secondo passo che è identificare chi prende la decisione, no? Se sappiamo che tipo di decisione è, possiamo capire chi la deve prendere, sì? Questo, se noi abbiamo un buon organigramma nella nostra organizzazione, questi passi, quando abbiamo una decisione, non bisogniamo di iniziare con questo perché già lo sappiamo, sì? Se tu sai che la decisione strategica si prendono tutti quanti, tu questo e questo tu già lo sai, sì? Ok, il terzo... No, questo è il noveno. Il terzo è definire il metodo. Sì, questo... Questo è un passo che può essere giusto un po' dopo, sì? Sì, questo può essere il terzo o forse il quarto,
è diverso, dipende dalla propria decisione, sì? E anche ci sono delle volte che noi sappiamo qual è il nostro metodo, sì? Quindi qua io vorrei parlare un po' dei metodi, dei metodi decisionali, sì? Che ce l'abbiamo, un metodo che è il consultivo, sì? Che abbiamo parlato un po', che abbiamo parlato un poco oggi, che hay un gruppo di persone che decidono, però che pueden consultar a otras, sì? O sì, questo? Allora, il metodo consultivo prevede un gruppo di persone che decidono, ma questo gruppo può consultare altre persone. Esto está muy adaptado, es muy buen método para decisiones operativas o organizativas, no las estratégicas. Questo metodo è molto appropriato per le decisioni operative e organizzative, non per quelle strategiche. Desde mi punto di vista. Dal mio punto di vista. Por ejemplo, imaginaros que esto es una asociación y hay un grupo de la asociación y la asociación hace muchas actividades, ¿sí? Hace actividades con las personas mayores, hace actividades con los niños y las niñas, hace actividades con el comune, hace camisetas, hace muchas cosas, ¿sí? Per esempio, immaginate che questa sia un'associazione che fa molte attività, quindi lavora con gli anziani, con i bambini, con il comune, produce magliette, per esempio. E hay un gruppo che sono los que hacen las maglietas, las camisetas. C'è un gruppo che produce magliette. Y las decisiones de ese grupo las toma ese grupo y el resto no, pues no, no nos da un poco igual esa decisión. ¿Vale? El método consultivo puede ser bueno, por ejemplo, para ese grupo, para decir, voy a preguntaros qué cosas estáis haciendo cada grupo, qué cosas estáis haciendo con los niños y con los bambini, qué cosas estáis haciendo con las personas mayores, para entender un diseño bueno, pero la decisión del diseño es del grupo, pero consulta al resto. Allora, questo metodo è appunto consigliato per un gruppo del genere. Se per esempio produce magliette, consulterà ogni gruppo, per esempio i bambini, gli adulti, gli anziani, per capire se quel disegno va bene per la maglietta. Alla fine però la decisione spetterà a quel gruppo e non agli altri, però nel frattempo avrà consultato più pareri. Sì. Esto solo es para decisiones no estratégicas, sino decisiones más pequeñas, ¿sí? Hay otro método que hemos hablado un poco de él, que es el autoritario, que una persona sola decide. Y hemos dicho que este método es bueno para las emergencias, las situaciones de emergencia. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, te capito, sí. Habíamos parlato questa mattina. Ok, un altro metodo es... Per delega, creo que se dice en italiano, per delega, ¿sí? Este método es que el grupo delega en una, dos, tres, cuatro personas la decisión. Decimos, esto os dejamos a vosotros que decidáis. Estas decisiones son, este método es bueno cuando las decisiones son muy, muy técnicas y no tenemos suficiente conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, imaginaros que tenemos una huerta. Esto es un grupo que tiene una huerta comunitaria, un horto, ¿sí? Y hemos tenido un problema con el riego, con cómo regar las plantas, ¿sí? Teníamos un riego por goteo y hemos tenido un problema. Y tenemos que tener una solución sobre cómo arreglar ese riego.
Allora, questa decisione va bene quando si tratta di cose molto tecniche, cioè quando non abbiamo le conoscenze sufficienti per affrontarla. E quindi, per esempio, immaginate che abbiamo un orto in comune, tutti quanti, e abbiamo dei problemi con l'irrigazione delle piante. E quindi ci sarà un'irrigazione... goccia a goccia. Sì. Sí, y imaginaros que es una hay que arreglar eso, pero hay Claudia y Hilaria que son expertas en riego y ellas saben qué hacer. Pues podemos, el grupo puede decir, ok, hacedlo vosotras, decidid lo que sea mejor, porque no sabemos, es una cosa muy técnica y nos da igual, ¿sí? Solo queremos que la decisión sea ecológica, ¿sí? Que gaste poca agua. Esa es la decisión que tomamos entre todos, pero la decisión técnica lo toman los expertos. Ok, quindi per esempio se io e Ilaria siamo esperte di irrigazione, prenderemo noi la decisione e quindi al resto del gruppo non interesserà. La cosa importante che decideremo tutti sarà consumiamo poca acqua, però alla fine la decisione come fare saremo noi due a prenderla. Sì? Ok. Ok. Otro método es, lo llamamos el múltiple ganador, que esto creo que se dice vincitore múltiplo. Sí, el múltiple ganador. ¿Qué significa esto? Que hay veces que no necesitamos tomar solo una decisión, sino que podemos hacer muchas. Por ejemplo, somos una asociación que está organizando las fiestas de su barrio y tenemos que decidir qué actividades vamos a hacer. Igual no hace falta decidir solo una, podemos hacer muchas, podemos hacer actividades con los niños, podemos hacer una fiesta, podemos hacer un baile, podemos hacer una merenda, ¿sí? Esto es el múltiple ganador, y es que no hace falta elegir solo una decisión, sino que podemos hacer muchas a la vez. Ok, a volte non si tratta di prendere una sola decisione, ma più decisioni contemporaneamente. Quindi, per esempio, se noi avessimo un'associazione, potremmo decidere di fare una festa di quartiere e quindi dovremmo decidere tutte le attività da svolgere. Saranno più attività, quindi con i bambini, una festa, una merenda. Non sarà soltanto una decisione. E hay veces que pensamos que tenemos que tomar solo una decisión, pero no es necesario. Sí. Ci sono delle volte in cui pensiamo che dobbiamo prendere soltanto una decisione e invece non è così. Beh, perché, per cosa è buona questa? Esta decisión es buena para los momentos en los que como hay complejidad y tenemos fuerzas para como desarrollar muchas opciones. Sí? Como si capisce, sì? Ok, questo metodo è appropriato per diciamo quelle situazioni complesse in cui abbiamo la forza, l'energia per sviluppare più decisioni, per prendere più decisioni. E che non stanno in contra una decisione con otra, sì? Ossia una decisione non esclude l'altra. Por ejemplo, podemos hacer un concierto y una actividad para los niños y las niñas. Lo que tenemos que pensar es no hacerlo a la vez. Quizá el concierto lo hacemos por la noche y la actividad con los niños lo hacemos por la mañana, ¿no? Pero podemos hacer las dos. Quindi se decidiamo di fare un concerto e un'attività per i bambini, possiamo farle entrambe. Basta che non decidiamo di farle contemporaneamente. Magari l'attività per i bambini la facciamo di mattina e il concerto di sera. Por ejemplo, ¿sí? Ok. Luego está la unanimidad, que es... digamos que seguiríamos los mismos pasos, ¿sí? Ajá. Solo que hay veces que no evaluamos, ¿sí? Sino que hacemos todas las alternativas. Ah, es como es simple, sí. O sea, esto es solo porque a volte non ce l'abbiamo en la testa que questa opción si può fare, ¿sabes? Que possiamo fare delle cose diverse.
E questo non è così un metodo, ma è una cosa che possiamo avere in la testa. Ok. Otro es la unanimidad, que es que todo el mundo, todas dicen que sí. Todas las personas dicen sí. ¿Sí? L'unanimità prevede che tutto il gruppo al completo dica sì. Sì? Okay. No, non è consenso, però. No. No, è pericoloso. Perché se io pongo il veto, dico no, perché ho preso così, si blocca tutto. Sì. È una responsabilità. Sì, adesso... E dopo parleremo un po' del consenso, perché il consenso ha diverse opzioni, sì? Ma anche il blocco, quando tu blocchi, tu hai una responsabilità molto forte. No, l'unanimità. Ah, l'unanimità, sì. Tu dici, sì. È pericoloso il metodo dell'unanimità, secondo me. Ah, sì. Il metodo consensuale è un altro. Sì, sì, un'altra cosa, sì. Sì, sì. Sì, è per bloccare, ma anche l'unanimità... Sempre che tu blocchi in un gruppo, tu hai una responsabilità. E questo è nel consenso, ma anche la unanimità, che può essere pericoloso, ma non è che tu puoi bloccare così come ti piace. È che il blocco devi essere collegato ai valori dei gruppi. Sì? Ma dopo parleremo un po' di più del blocco. Scusami, per quando è buona la unanimità? La unanimità, quindi... Io uso di più il consenso, ma la unanimità come il consenso è come un metodo quando abbiamo bisogno di molto compromesso con una decisione. Sì? Quindi quando, sì, quando tutti quanti sono coinvolti nella decisione e abbiamo bisogno di molto compromesso. Molto impegno. Di molto impegno. Sì? Quando abbiamo... bisogno di molto impegno per fare una decisione. C'è un'azione strategica, il metodo dell'unanimità o del consenso su decisioni molto importanti. Sì. Chiaramente non le cose semplici, pratiche. Sì. Sì. Però scusa, il compromesso in questo caso non vuol dire che devi rinunciare, cioè che tutti devono tirare un po' indietro. No. No, no. No, per esempio, immaginate che diciamo questo è la nostra associazione. E diciamo che tutti quanti devono mettere nell'associazione 50 euro, sì? Questa è una decisione che dobbiamo fare tutti, perché è un impegno, tutti quanti devono mettere 50 euro, quindi è importante o la unanimità che tutti quanti diciamo ok, perché non è che tu puoi dire ah ok, vuoi mettere il 50 euro ma io non lo metto, questo no, non va bene, sì? Ci sono delle altre decisioni che tu puoi dire, ok, vuoi decidere ma io non lo faccio. Ma questi per esempio con i soldi non è così facile perché il resto può dire, e tu che... Ok, io neanche io li metto, sì? Quindi questa è una decisione per esempio che abbiamo bisogno di molto, come di molto compromesso, di che la gente sta, che haga la decisione, che si impegni, sì? Ok, e poi abbiamo... È più che l'impegno, è il coinvolgimento. Sì, più compromesso, sì. Più e questo è la parola, sì, è come... Devi sì. Essere molto coinvolto. Sì. Però anche impegno. Sì, anche impegno. Che tutti si impegnino a farlo. Sì. Anche forse compromesso, ormai ti sei compromesso. Ormai devi avere 50 euro. Sì. A proposito, ti fate con 50 euro. Luego está la mayoría, ¿sí? Que en la mayoría el método es el voto, ¿sí? En el que normalmente pues uno, ¿no? Se vota y la mayoría, hay una mayoría que es simple, que es la mitad más uno. Si somos 20, la mayoría serían 10 más 1, 11. Si 11 dicen que sí, hacemos. Allora, il voto per maggioranza si esprime appunto attraverso il voto ed esiste una maggioranza semplice che prevede la metà più uno, quindi se per esempio siamo 20 persone, 10 persone più uno, 11, se 11 persone sono d'accordo allora si fa. Che así es como funciona como la democracia, sí? La democracia esta que tenemos, sí? Come funziona nella nostra democrazia. Sí? Pero hay
Ah, sta che non funziona. Hay grupos que quieren trabajar con el voto por mayoría, pero que quieren que la decisión que se toma tenga mucha fuerza, ¿sí? No, no vale solo con la mitad más uno, y dicen, solo decidimos hacer una cosa si son dos tercios o tres cuartos. Sí, sí, la mayoría cualificada se dice. Sì, sì, può essere più o meno come il 75%. C'è degli gruppi che fanno 2 per 3, so, se siamo per esempio 30 persone, 20 devi dire ok, e un altro che sono 3 quarti. 66%. Come? 66%. Sì, o 75, come 3 quarti per cento. O 2 terzi o 3 quarti. Yeah, o 2 terzi o 3 quarti. Sì? In Italia le leggi costituzionali in prima battuta necessitano una maggioranza qualificata. Mm. Molto complesso. Sì. Y esto es bueno para las decisiones que necesitamos que sean más apoyadas, ¿sí? Questo metodo è più diffuso per quelle decisioni che vogliamo che siano molto appoggiate. Scusa. Ok. Okay. Y luego está el consenso. El consenso, luego trabajaremos un poquito más, espero, pero el consenso lo que busca es un proceso cuidado para tomar decisiones que todo el mundo sea capaz de sostener y de apoyar. No significa que sea unanimidad, sino que como que más personas son capaces de apoyar. Es la decisión que más personas son capaces de apoyar, y el proceso lo que busca es una comunicación no violenta y una resolución de conflictos. Allora, il consenso è un processo decisionale in cui le persone, più persone devono collaborare, quindi non nel processo decisionale non tutto il mondo, tutti quanti devono appoggiare, devono sapere appoggiare, ma non è un'unanimità, cioè è un processo in cui sono coinvolte più persone e agisce attraverso la comunicazione e la non violenta e la risoluzione del conflitto. Sì. Quindi questo forse lo dico anche in italiano, che è un processo che abbiamo, prendiamo cura di questo processo, che non è così, che è un processo informato, dopo spiegheremo un po' di più del consenso, ma che busca, che cerca il più appoggio possibile. Più sostegno possibile nel gruppo. Questo è il consenso, e questo processo decisionale che busca il più impegno, sostegno nel gruppo. E come trasformare i conflitti, sì? Ma ci sono, hai diverse modalità di consenso, sì? Ci sono il consenso preferente, io creo que se llama preferenze en italiano, como que questo que facciamo, que come un acuerdo, que facciamo el consenso, y si no podemos hacer el consenso fino a un mes, por ejemplo, facciamo la maggioranza cualificada, por ejemplo, sí. C'è un altro que parliamo, que el consenso a plazos, consenso a tempi. No. Che è per esempio, pongo un esempio, per esempio, diciamo, ok, sì, per esempio, questo consenso vale per 6 mesi, dopo 6 mesi valutiamo. È come con un... Sì? Che questo è buono perché a volte la gente ha un po' di paura di dire sì per una cosa che no, ma se tu dici, ok, sì, ma solo 3 mesi e poi valutiamo... questo è una modalità di consenso che la gente può sostenere meglio. E anche ci sono degli gruppi che dicono noi facciamo un consenso
meno 1 o meno 2, che è come possiamo fare un consenso anche due, una o due persone dicono no. Sì? Anche se due. Sì, anche se due persone. Si mettono da parte. Ah, ok. Ho parlato in italiano. Ok. E come? Sì, meno 1, meno 2, sì, quindi. Quindi il gruppo, perché il consenso, e nel consenso non si blocca, il consenso si frena se qualcuno lo blocca. Dopo parliamo un po' di più di bloccare. Ci sono dei gruppi che dicono, ok, noi andiamo avanti con il consenso anche c'è un blocco. Si capisce? Sì. Ok. Ok. Ok, quindi questo è per il metodo. E poi andiamo, che era il terzo. Il terzo. Sì? Il quarto è. Scusa. Il quarto è. Questo è super importante, questo che è definire i criteri. Sì? Questo è come così super importante. Perché? Perché questo è la chiave per valutare, sì? E questo ci aiuta tantissimo per i conflitti, sì? Perché i criteri non stanno in un livello come di posizione, stanno in un livello della necessità, che è un passo prima. Sì? Quindi, per esempio, abbiamo parlato di questo esempio di le vacanze, sì? E io voglio andare sulla spiaggia, io voglio andare sulla campagna, sì? E questa è una posizione, spiaggia e campagna, sì? Ma i criteri sono un passo prima, che sono, ok, che criteri abbiamo? Forse un sito così tranquillo, un luogo tranquillo, un luogo economico, un luogo, è l'estate, quindi un luogo che c'è acqua. Se siamo nella campagna, ok, ma con un bel fiume o così per, sì? Così questi criteri sono più la necessità e è più facile di capire qual è la nostra necessità, sì? Si capisce? Sì. Ok. E non hay criterios, parlo un po' in spagnolo, non hay criterios universales, sì? Sino che cada momento il gruppo tendrá che decidir unos criterios, sì? Ma non ci sono criteri universali, ma in ogni momento il gruppo sceglierà il criterio più appropriato. Vale. Y hay muchas veces que es bueno priorizar los criterios. Hay veces que no hacen falta, pero hay veces que tenemos 5 criterios, pero hay un criterio que es más importante. ¿Sí? Porque luego cuando tenemos las alternativas y evaluamos las alternativas, tenemos que saber que este criterio es el más importante. ¿Sí? Quello che è importante è dare la giusta priorità ai criteri, cioè sapere che un criterio è una priorità rispetto ad un altro. Quando per esempio andiamo a generare alternative e valutare alternative, sappiamo che il primo è quello che ha priorità. Sì, quindi questo è così molto molto importante e è molto strano. Voi, c'è qualcuna persona che è abituata in una decisione a definire i criteri? Perché chi prende le decisioni viene prima. Noi il ragionamento che abbiamo fatto, ah, sì? Per quello che vedremo, dimmi, sì, sì. Abbiamo detto a valle dopo chi prende la decisione. Perché se i criteri dobbiamo prendere comunque insieme, poi diciamo ok, se i criteri sono questi, il metodo è questo, la decisione da prendere, abbiamo deciso che dobbiamo decidere la vacanza, poi diciamo ok, dopo aver scelto metodi, criteri e altro, ok, Enrico sarà la persona che assumerà la decisione e la responsabilità. Ma secondo noi il nostro ragionamento, chi prende la decisione, in questo caso per esempio Enrico, dopo. Invece l'abbiamo messo prima. Perché? Sai, quello che è super molto importante è che all'inizio del processo tutta la gente sa chi tomerà la decisione. Chi ci mette la faccia. Sì. Cioè,
Quindi non è che... Perché a volte, per esempio, questo succede molto in un processo di partecipazione, sì? Che tu metti a tutta la gente e le dici venite e andiamo a decidere insieme, no? E poi tu fai, la gente mette la sua creatività, i suoi sogni. E poi le dici, ok, no. Tu non vadi a prendere la decisione, la faccio io. Se tu questo lo fai qua, la gente si, sai, ti dice, mi hai fatto, ho stato qua 2 mesi facendo questo, e poi tu mi dici che io non, sai? È perciò che la decisione si toma qua, più, ma dobbiamo sapere chi la toma prima. Se capisci? Sì. Ci sono delle volte che prima non sappiamo molto chi livello, che tipo di decisione è, e dobbiamo reunire le informazioni un po' prima, sì? Quindi questo che è il quinto, c'è... A volte che diciamo, ok, non sappiamo chi deve tomare la decisione, quindi abbiamo bisogno di un po' di più di questo, e poi già abbiamo clarità, ok, sappiamo questa decisione è collegata con il teatro, quindi questo è per lui. Sappiamo tutti quanti che alla fine lui la decide, ma possiamo stare nel processo, quindi io posso stare, per esempio, generando alternativi. Ma se ho la clarità di che forse io non lo decido, sì? Ma è importante per non giocare con la gente, sì? E per, sì, si capisci? Ok. Quindi questo, il quinto è questo di riunire informazione, che questo è abbastanza mobile, sì? E quindi e a volte riuniamo l'informazione, continuiamo con il processo e poi diciamo, ehi, dobbiamo... arrivare una altra volta qui, sì? Queste è come... Ok, poi quando abbiamo definito il livello, la stanza, le stanze, sappiamo che dobbiamo prendere la decisione io e i miei 2 amici, in 3, e poi, non so, definiamo il metodo, e diciamo, ok, dove possiamo andare? Ok, tu cerchi i posti nella Puglia, io cerco i posti nella campagna e tu in Francia. Sì? Riuniamo informazione per capire quali sono le cose che possiamo fare. Sì? E poi generiamo le alternative. Questo è molto importante, definire i criteri un po' prima degli alternativi. Perché? Perché se prima definiamo delle alternative, la gente poi definisce il criterio con la sua alternativa, sì? Quindi se io voglio andare su questa spiaggia, dico, i criteri sono che la spiaggia si chiama, non so che sai? Com'è? Quindi è perciò che non fa niente. E poi il settimo, valutiamo. E come si possono valutare la... In base ai criteri. Ehi, buon estiato. Ok, quindi come e valutiamo con i criteri che abbiamo fatto, sì? E poi valutiamo e diciamo, ok, abbiamo le alternative, 1, 2, 3, 4, i criteri, 1, 2, 3, ok, questo criterio va bene, sì, no, boom, 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 e poi diciamo, qual è la meglio? Questa di qua, sì? Che questo è decidiamo, sì? E... ci sono tantissime volte che il processo si ferma qua, sì? Quindi decidiamo e nessuno fa nulla, e questo, ok, dobbiamo, come
debemos asumir, assumere, che ci sono delle volte che decidiamo qualcosa ma non facciamo nulla, ok, non va bene se lo facciamo 2-3 volte, qualcuna volta, ma non sempre, per favore, sì, quindi dobbiamo, quindi è perciò che l'ultimo è mettere in atto la decisione e valutare, quindi fare la decisione e poi valutare, valutare, sì? Che questo di valutare è collegato con l'ultimo assioma, che è: per il buon processo decisionale è necessario monitoraggio e valutazione. Perché? Perché questo ci aiuta a capire se la decisione va bene, come è stato per migliorare, sì? Quindi questo è un processo che a volte non è così lineale e che qua queste 2, 3 e 4 sono, fanno come un circolo, sì? Fanno uno come così. Quindi tu vieni qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi tu dici, oh, dobbiamo definire i criteri perché non vanno bene, e riuniamo le informazioni, sì? Quindi si può fare come una o due volte qua, sì? Ma quello che è molto importante nelle decisioni importanti non è che, ok, che cosa andiamo a fare con tutti i cittadini di Celle? No, ok, questa è una decisione importante. Quindi, come andiamo a fare la decisione? Come? Ok, primo, secondo, terzo, quarto, i passi, e quando? La prima settimana facciamo questi di qua, la seconda questi di qua, e a dicembre decidiamo. E questo rilassa molto alla gente, perché non so se qualcuno ha vissuto questa esperienza in un gruppo, di tu ce l'hai un'oretta per decidere una cosa molto importante, che la prima volta che l'ascolti, che non hai informazioni, che non hai criteri, e questo è come, io non lo so, no? E perciò che facciamo il processo e non facciamo tutto il processo in una riunione. Quindi la prima riunione forse è solo per parlare un po', per riunire, per capire la informazione, sai, per un'altra riunione è più la discussione, ok, l'alternativa, i criteri, un'alternativa, un'altra, sì, ma non decidiamo, solo come per capire i diversi criteri, i diversi punti di vista, sì, e poi alla fine decidiamo, sì? Sì? Sì. Siamo pronti? Quindi adesso ogni gruppo ritorna alla sua stanza e con questo processo lo mette insieme al suo processo iniziale e vedi come è stato, sì, più o meno va bene, sì, o si devi cambiare qualcosa, sì? E dopo tutti quanti vengono qua e facciamo una bella presentazione del nostro processo decisionale, sì? Va bene? Quindi, let's go! Ok, sono... Ok, sono quasi le 5:30 e dobbiamo finire alle 6, sì? Dori!
E questo è una cosa che facciamo molto come facilitatore e facilitatrice, che quando vogliamo che un gruppo arrivi fino a un risultato, non è che solo noi come facilitatore abbiamo come la responsabilità, sino che parliamo con tutto il mondo di che questa è una responsabilità collettiva, e per fare questo, quello che diciamo è il risultato che vogliamo fare e il tempo che abbiamo, sì? Quindi così facciamo un super ci infochiamo molto, sì? Quindi in questa mezz'oretta io vorrei di fare tre cose, ok? Così ci vi spremiamo la testa, sì? Quindi la prima cosa è, non abbiamo molto tempo per presentare tutte le cose, quindi alla fine voi chi vuole può capire che cosa hanno fatto gli altri gruppi, ma se volete la prima cosa chiedervi se c'è qualcuna dubbia o qualcosa, una o due parole, qualcosa da dire di questo. E poi voglio parlare un po' un po' più del processo di consenso, sì? Che sì, abbiamo tempo, parliamo un po' di la complessità, come fare con la complessità nella decisione, se no forse questo lo facciamo domani, ma io vorrei di farlo oggi, domani mattina, sì? Ok. Possiamo decidere se tutti possono di arrivare, siamo qua. Ah, benissimo, tutti quanti possono finire anche il streaming, possiamo finire alle 6:15, sì? Sì? Forza? Sì. Ok, quindi, prima cosa, c'è qualcuna dubbia, qualcuna cosa così caliente di questo che abbiamo fatto? Qualcosa che non si è capito? O è tutto chiarissimo? Siete... Bellissimo. Ok, quindi sì, domani, sì, questa sera, dormendo, ci viene qualcuna dubbia, domani me la chiedevi, okay. Sì. Ok, quindi adesso vado a proiettare là, quindi forse voi tre, sì, potete venire qua, o, sì? Questa è la nostra sfida per oggi, che è... Ok, quindi un po' di più di questo, sì? Questo è il metodo del consenso, che il metodo di consenso è un processo molto cuidato, sì? Che ha come diversi elementi, sì? Questa è una definizione che già abbiamo parlato un po' di Beatrice Briggs, che questa è una donna che è americana, ma che c'è tantissimi anni lavorando sul consenso, è abbastanza esperta. Quindi questa è una definizione, sì? Che il consenso è un metodo di processo decisionale che cerca di risolvere i conflitti di un modo pacifico, non violento, cooperativo, e sviluppando, questo è importante, decisione che ognuno può supportare. Sì, quindi in un consenso vogliamo forza nel gruppo, sì? Perché sono decisioni che tutti quanti, che è importante che la gente come sostegna, sì? Ok, questo così è grande. Ah. Sì? Sì, ci do tutto questo, ci mando. Ci sarà un pacchetto alla fine del laboratorio, potrete anche scaricare. Sì. Quindi no, non bisogna di... Ok. Oh, no. Ah, sì, questo. Ok. Quindi diciamo che ci sono anche come cinque basi dei consensi. Cinque cose che devono essere perché un processo può arrivare in un consenso. Sì? Ok? Quindi uno è la necessità di prendere una decisione. Quindi la gente che è nel processo di consenso deve sentire questa necessità, sì?
Ci sono delle volte che no, che questo che sembra molto semplice, ci sono molte volte che la gente non è convinta di questo, o c'è gente che non è la gente appropriata, la gente giusta. Sì? Quindi dopo ce l'abbiamo 5 elementi chiavi che adesso lo vediamo, sì? Ce l'abbiamo anche una credenza base, che adesso la vediamo anche. Ce l'abbiamo una cosa che parliamo di falsi consensi, che sono idee di cose che succedono che non sono consensi, che sembrano come un consenso ma non sono, sì? E poi ce l'abbiamo 4 opzioni diverse, che non sono solo sì e no, sono un po' di più opzioni. Di voi questo, sì, no, ce l'abbiamo 2 di più, ok? Quindi, questo è l'assunto di base, o la credenza, la parola che era credenza di base, che ognuno ha una parte della verità, sì? Questo è una cosa molto importante nel consenso, perché dobbiamo essere consapevoli che, o non solo essere consapevoli, sino avere il compromesso, tenere il compromesso, e l'impegno di che questo è verità, sì? Perché se io penso che io tengo la verità, non faccio un consenso, faccio quello che io voglio, sì? Ma non metto la gente in un processo di consenso se io penso che io ho tutta la verità, sì? E questa è una cosa come si dice di base, perché è una cosa molto importante, una credenza che tutti quanti devono condividere, sì? Ok, e poi abbiamo questi 5 elementi chiave. Uno è impegno, sempre questa parola, vale? Consapevole e informato del processo di consenso. Quindi non è che tu stai in un processo e non sai molto bene dove sei, tutti quanti devono capire come è il processo, se abbiamo fatto questo disegno, come è il disegno, dove sei, sì? E in che parte, e tutti quanti devono, perché questo dà alla gente più responsabilità, sì? Se tu sai che adesso stai con gli alternativi, tutti quanti hanno più responsabilità in generare idee, sì? Ok, questo è molto importante, e questo non ci sono molti pochi processi che questo è chiaro, sì? Quindi quando mi viene da pensare a una struttura in cui queste cose non sono ritenute importanti, no? Ipotizzo delle scuole in cui magari queste cose non sono neanche considerate come elementi della formazione, cioè non si può andare avanti allora, perché non si arriva, perché non ci sia in qualche modo una condivisione. Le decisioni vanno fatte sempre un po'... No, quello che sappiamo è che se per esempio c'è una scuola che c'è come un board, come un vertice. Il direttore, il presidente, sì? E loro non vogliono condividere il suo potere, non è un consenso, quindi non facciamo questo, facciamo un'altra cosa, facciamo una consulta, facciamo un altro metodo, ma non il metodo del consenso, sì? Ma ci sono delle volte che vogliamo fare il consenso, ma non siamo consapevoli che questo è importante. E solo alla prima possiamo, anche il facilitatore può come ricordare questi elementi chiave. Ok, questo ci siamo, tutti quanti sa come il processo, sì, ok. Tutti quanti vuoi come mettere la sua creatività, la sua in il processo, ok, sai? Come all'inizio possiamo testare se questo la gente è consapevole, sì? Ok. Altra cosa, per fare un buon consenso, quando facciamo delle riunioni, questo è anche molto importante, avere come un ordine del giorno, un'agenda chiara, visibile, e tutti quanti sanno
che cosa si parlano, dove, sì? Questo che io faccio con questo, no? Adesso siamo qua nel disegno, quindi tutto quanti sa che siamo qua. No, non siamo adesso qua, siamo qua, sì? Avere... E ci sono tantissime riunioni che non hanno questi ordini chiari e non arriviamo a una decisione perché c'è questo concetto della interferenza, sì? Che una persona parla del tema numero uno e l'altra sta parlando allo stesso tempo del tema numero due, perché stanno collegati ma sono temi diversi, quindi non si arriva a niente, sì? E c'è anche un altro concetto che lo diciamo desviazioni, che è deviazioni, sì, che è questo di, io lo scrivo così qua, è questo che abbiamo un tema, sì? Non è molto chiaro qual è come il nostro ordine del giorno, quindi abbiamo un tema che è che cosa vogliamo fare nel nostro teatro, sì? Quindi è un nuovo periodo e dobbiamo capire che cosa vogliamo fare in questo teatro, sì? Che nuova attività o okay? Che è un tema. E poi, come il teatro è molto collegato con la cultura, iniziamo a parlare, ok, come sta la cultura in Celle, no? Che è un po' di desviazione. E poi, come sta alla cultura, sai, i giovani non gli piacciono la cultura. E poi finiamo parlando dei problemi che hanno i giovani. Ma il primo tema era cosa facciamo nel nostro teatro. Sì, abbiamo fatto questa deviazione, sì, che con un ordine chiaro e anche con questa e anche con una facilitazione effettiva, sì, possiamo emmarcare questa deviazione, sì? No. To frame. Evidenziare. Che stiamo andando fuori tempo. Sì. È come, ok ragazzi, siamo con il teatro, quindi i problemi dei giovani sono molto importanti. Sì, vogliamo parlare di questo, forse non oggi perché è un tema importante per capire, per avere più informazione. Quindi se vogliamo parlare, parliamo, ma non oggi. Andiamo un altro per questo, domani o... Sì? E molte volte non arriviamo a nulla perché uno parla di questo, un altro di questo, un altro... Sai? Ok. Quindi stiamo qua e abbiamo parlato anche della facilitazione effettiva. È perciò che questa professione che si sta sviluppando qua è molto importante, sì? Perché abbiamo bisogno di gente che può guidare, prendere cura del processo, della gente e che non è collegata alla decisione. Sì? Quindi io posso dire, ok, sta succedendo questo, andiamo a fare qualcosa, perché a me mi dà uguale la decisione, sì? Mi dà uguale che attività facciamo nel teatro. Io quello che voglio è di fare come il processo buono, che tutti quanti possono parlare, che, sai? Sì? Ok. E poi... questi elementi chiave che abbiamo parlato un po' prima, che è questa volontà di condividere il potere. Se tu hai il potere e non vuoi condividere, non fai un consenso, perché no? E anche questo di una intenzione comune. Questo è anche importante perché nel processo di consenso a volte hay veces que tenemos que volver, dobbiamo tornare a questa intenzione comune,
sì? Perché a volte ci sta come gente che è disaccordo e a volte è importante ricordare questa intenzione comune, perché questo è quello che dà più forza, sì? Ok, e abbiamo queste opzioni, 4, sì? Quindi alla fine noi abbiamo delle facilitazioni effettive, tutti questi elementi, la credenza base, no? Tutto questo, abbiamo disegnato il processo, sì? Tutto, quanti sanno questo processo bellissimo, e arriviamo a, facciamo la, generiamo le alternative, la valutiamo, poi dobbiamo decidere che cosa facciamo, sì? E quando in un consenso, quando andiamo a decidere prima delle opzioni, quando è una cosa importante, facciamo prima un po' di silenzio, sì? Perché il silenzio è molto buono per connettare un po' tra tutti quanti, sì? E per fare il processo un po' più lento, sì? Che questo è importante anche. E anche perché è un momento importante, le opzioni. Quindi c'è un momento di un po' di silenzio, di tranquillità. Io, ognuno può capire qual è la sua opzione, sì? E quindi si espressa l'opzione. E l'opzione può essere sostenere, quindi sto come molto d'accordo, mi impegno nella decisione, io penso che va benissimo, sì? Che questo è. Noi a volte facciamo i gesti quando siamo molta gente, che è come, sì? Questa che è consentire. Che significa questo? Questo è che forse io non sono, non, ho bisogno di un po' di più di tempo, non ho molta clarità, ma io ho fiducia di voi e voi siete come, sì, andiamo, quindi io ho fiducia, io consento, sì? Ma sono diverse perché se in un consenso e ci sono tutti quanti o molta gente che sta qua, è un consenso freddo, sì? Quindi non è un consenso forte, dobbiamo lavorare di più nel consenso, sì? È importante, e questo è importante perché questo mostra una fiducia nel gruppo, sì? Ma è importante che tutti quanti sanno che io non sto qua, sto qua, sì? Per anche forse prendere cura di un po' di me, no? Di sì, io ho bisogno di un po' di più di informazione, ok, facciamo, diciamo che sì, e qualcuno mi aiuta con questa informazione o quello che è, sì? Dopo ci sta mettersi da parte, che questo è, ok, questa decisione per me non va bene, non è che, perché questo sta in contra, si scontra con i miei valori personali, ma forse non con i valori del gruppo, ma sì con i valori mio personali, sì? Quindi, per esempio, lavoriamo sul teatro e stiamo lavorando con chi sono le nuove attività che andiamo a mettere, sì? E andiamo a mettere un'attività che è questo che in Spagna c'è gente che pensa che è cultura, no? Questo del toreo, no? Sì? E questo forse non è incontro dei valori del teatro, ma sì del mio valore personale, che io sono, non so, vegetariano e non mi piace niente, nulla, e come mattare un animale così e tutti quanti, sai come. E io dico, ok, se volete fare questo lo fai, ma non con me, io non, sì? Questo è, questo è relazionato con quando c'è una decisione che non che incontra i miei valori, sì? Va incontro i miei valori, ma ci sono delle decisioni che nessuno si può mettersi da parte, come questo di l'economia, di ok, tutti quanti mettono 50 euro, non è che io posso dire no, non lo metto,
o sai? E anche ti dà una indicazione che sì, c'è molta gente che sta qua e che è un consenso, non è un, è un consenso freddo, non ce l'abbiamo, sì? E c'è un altro che è bloccare. Quindi tutti quanti ha questo diritto, sì? Ma è un diritto totalmente collegato a una responsabilità. Quindi tu non puoi bloccare perché sì, perché oggi sto, sì? Tu solo puoi bloccare quando la decisione è contro de i valori del gruppo o è qualcosa che tu pensi che è pericolosa per il gruppo, sì? Quindi non è che io dico a me non mi piace nulla i bambini, quindi non facciamo nel teatro, non facciamo attività con i bambini. No, guarda, questo non è il valore del gruppo, questo no, questo è la tua cosa, no? Ma io posso posso dire, sì, per esempio, noi nel teatro abbiamo un valore che è questo del copyleft, come della... sai? Diritto d'autore aperto. Aperto. Quindi questo è un valore molto importante per il nostro gruppo e tutte le cose che si fanno nel teatro sono così aperti del conoscimento, della... sì? E andiamo a fare una decisione che va in contra di questo valore. Io posso dire, io blocco perché questo va in contra del nostro valore, sì? Come gruppo. Quindi questo, molto responsabilità relazionato con i valori del gruppo o la sicurezza del proprio gruppo, sì? Se è una decisione che pone in riesgo, a rischio il gruppo, possiamo bloccare anche, sì? E anche diciamo che tu puoi, nella tua vita di un gruppo, tu puoi bloccare come 2 o 3 volte. Perché se tu blocchi sempre, forse non il tuo gruppo. Sì, i valori del gruppo vanno contro, non lo voglio dire bene, vanno incontro di tuo valori, forse non il tuo gruppo. Quindi anda, ci sono tantissimi gruppi, vedi a un altro gruppo, sì? Sì? Quindi questo è molto molto importante. E alla fine se il processo è stato informato con responsabilità tutti quanti con questi passi quando abbiamo bisogno di più informazioni ci mettiamo, quando se c'è tutto questo non ci sono quasi blocchi, sai? Sì? perché il 80% dei blocchi che facciamo sono perché il processo non va bene, il 80%. Solo un 20 o un 15% sono, si blocca perché veramente non va bene questa decisione, sì? Ma molte volte tu blocchi perché non sei pronto o non sei pronta per fare la decisione. Non è che forse con un mese di più, parlare di più, capire tutte le voci, capire l'informazione. Sai? Perché a volte quello che abbiamo bisogno è, sai, come di processare l'informazione, di parlare, sai, come di discutere. E poi, quando, per esempio, abbiamo un gruppo molto grande, e a volte, quando dobbiamo come decidere qualcosa, non è che discutiamo così tutti quanti, facciamo coppia, gruppi piccolino, e la gente parla perché abbiamo bisogno di parlare, ma dopo tu parli e tu già ti ordini la informazione, sì, si capisce? Quindi alla fine ci sono pochi blocchi, sì? Grazie. Gesti. Ok, abbiamo
chiari che sono 1, 2 e 3 che sostegni, noi facciamo così, sostegno, consentire, così, e bloccare, così, e a volte queste facciamo come aparto, che come così, sì? E ci sono a volte anche che possiamo fare un altro gesto, sì? E a volte, e a volte come la gente che sta qua fa così o può fare anche così, che è come non lo vedo, non li vedo, sì, non lo vedo. E così per esempio nella Spagna quando è stato questo come il occupi the streets, sì, come questo movimento di indignados, che c'erano degli assemblee come di mille persone o così, che tu non puoi parlare con tutti quanti, se facevano molto i gesti, no? E se facevano soprattutto questa e questa, yes, no, and e non lo vedo, no? Quindi se c'è molta gente che fa così, tu sai che devi lavorare un po' di più, quindi devi dare più informazione, devi dare un po' di più di tempo, sì? Si capisce? Ok, io vorrei capire che bene, quindi queste sono le opzioni e i falsi consensi, che lo facciamo così molto veloci, e quando io dico un falso consensi, e se c'è qualcuno che nella sua esperienza lo ha vissuto, puoi fare wow, sì? Quindi il primo consenso alla venta, che cosa è questo? È quando tu in altra stanza stai come vendendo il tuo consenso, quindi ehi ragazzi, dobbiamo fare questo, e tu sei di sì a questa cosa che io voglio, sì? Sì, un po' di questo. Qualcuno? Hey. Ok. Questo non è tradotto. È in spagnolo, ok. Ok, questo è quando l'orario o il posto non è buono. Quindi, per esempio, questo è, nella Spagna con i movimenti sociali succedono tantissimo che non ci sono dei soldi, quindi il posto nell'inverno, il posto è come freddissimo, tu stai alle 9 della notte con un freddo, tutti quanti così con le magliette, 15 magliette una sopra l'altra, no? E tu solo vuoi andare a casa, quindi tu dici sì, no? Quindi questo è un lugar non inconveniente. Ce la facciamo? Ok? Ok, questo è... non so... Vincere a tutti i costi. E questo è il metodo di DAD. D-A-D, che significa io prima decido. No, non dopo, no? Quindi quello che io prima faccio è prima decido. Poi annunzio, quindi poi dico ragazzi, questo è lo che dobbiamo fare, sì? E quindi no, annuncio, dico la mia opzione, che è lo che io voglio, e difendo, mi metto così, sì, questo è lo meglio perché sì? Ma questo è il processo e al contrario, sì? Ok, questo è bellissimo. Questo è si va. Tutto va bene, bisogna. Sì, questo è in nostri gruppi. Tutto va bene. Possiamo andare avanti. No, non è questo. È come questo di nei gruppi così un po'.
così fricchettone, così orizzontale, no? Che diciamo, tutto va bene, lasciar scorrere. Come si dice? Lasciar scorrere. Fluire la vita, e l'energia, il movimento, dobbiamo fluire, quindi non facciamo la natura, non facciamo, sai, no? E questo è senza un processo, senza capire dove siamo, no? Ah no, dove siamo? Siamo nell'alternativa, no, flood, va bene. Andrà bene, cara. Una, due. Ok, e quindi quello che sappiamo è che la nostra educazione, non un'educazione orizzontale, non un'educazione molte volte non è solidaria, non è competitiva, quando lasciamo la gente che fluggia, quello che flugge è la competitività, il potere come in mal senso, no? Come tutto questo. E perciò che avere una struttura e un processo è prendere cura della gente, sì? Perché questo è, alla fine, questo è chi ha più rango, chi ha più rango, più capacità, e chi decide, sì? Puoi ripetere un attimo questa cosa del rango? No, non del rango. No, in generale, che se questo punto non è chiaro, succede... Con questo o con tutto quello che... No, questo finale. Questo è di qua? Sì. Ok, questo è... Ci sono dei gruppi, così orizzontale, che non vogliono, come io dico, fricchettone, sì, può essere, no? La causa di questo è che succede se uno... Ah, ok, che succede? Sì. Che quando, se non abbiamo un processo chiaro, se non abbiamo come una struttura, e alla fine la gente che decide è la gente che ha di più potere... Sì. Sai, è il contrario del consenso. Sai? Quindi sì, tutti quanti così... Per esempio, io sono nuovo in questo gruppo, sì? E tutti quanti siete così, stiamo fluggendo. E io arrivo in questo gruppo, è la prima volta io sono in un gruppo, e ho molta paura del gruppo, di non so cosa parlare. Se la gente sta fluggendo, bla bla bla, io non so quando devo parlare, che cosa devo dire. Quindi... Fluendo. Perché tutti lasciano scorrere. Sì, no. Si creano le energie. Ma non ti stanno in realtà problemi. Questo a Napoli. Napoli si chiama Moina. Si chiama? Facimo a Moina. Sai cos'era? Bellissimo, che consenso per stanchezza. E stanchezza. Quindi, sai, quando la gente... sto morto, quindi... Sì? Ok? E c'è un'altra modalità che è come... Sì. Sì, con i figli, no? Questa è una modalità che c'è anche, parliamo di la sedia caliente, calda, quindi la gente che è capace di rimanere nella sedia fino al finale, decide. Quindi, sai, c'è gente che lavora domani e si deve andare via, c'è gente che ha i bambini e si deve andare via, e alla fine in un gruppo di 15, e alle 11 della sera rimangono 3. Come fanno in Parlamento? Sì, questo. Ma in Parlamento non è il consenso. Sì, sì, un po'. Ok, questo è bellissimo. È un po' difficile di tradurre. Che tira hasta che pere. Questo è un gioco. Questo è un gioco, no? Che... Va bene. Questo è un gioco, no? Che sapete questo gioco che... Questo gioco che qua c'è una cosa così e la gente fa... No. Sì? Allora questo. Lancia fino a quando non c'entri sì. Il bersaglio. Sì, che questo è...
Questo è quando, quando per esempio non, non è che abbiamo un processo de, facciamo degli, della, delle, delle alternative, valutiamo, no? Sino che quello, quello che si fa è qualcuno dice la sua lancia fino a in un momento c'è qualcuna che fa boom e tutti quanti dicono ok, questa, no? Ma quello che succede a volte non è che è molto, non è che è, mal, è bruttissimo questo, perché ok, se tu hai detto una cosa e la gente dice sì, ma quello che succede è che questo non si usa la creatività del gruppo, sì? Perché la mia creatività ha, rimane qua, la tua creatività rimane qua, solo la creatività di una persona che è la che fa così, si capisce? Sì, tira dove collo collo. Ok, quindi qualcuno? Ok, e ok, e la, yeah. Con questo finiamo, che questa è partecipazione sin implementación, partecipazione senza implementazione, sì, questo che, succede sempre, sì. Cioè, si prende la decisione, si comincia sempre da capo, non si usano mai i risultati del processo per fare un passo avanti. E quindi quando, sì, quando questo succede è che forse non era un consenso o che forse il consenso era molto freddo, perché se ci sta, se tutta la gente dice sì, ok, va bene, ma ne, nessuno c'è come sì, andiamo avanti, nessuno, sì, e quindi e questo succede tante volte, anche succede a volte perché non, non, non abbiamo come il tempo per fare, per disegnare il processo, per... Ok, entonces che ora tenemos? Bien, quindi oggi questo è la fine. Abbiamo, c'è qualcuna cosa che non, non, non l'abbiamo fatto oggi, ma domani io penso che inizieremo con questo e poi continueremo con l'agenda di domani, sì? Quindi solamente come un piccolo, una piccola domanda, se c'è una o due parole, c'è qualcuno che vuoi dire qualcosa o... No, non per aprire, ma per chiudere una dubbia o qualcosa? Cioè, come qualcuno che sente, io non mi posso andare a letto con questo che porto qua e che lo devo dire? No, c'è solo... Sì? Ok, quindi... Possiamo dormire tranquilli. Devo dire l'obiettivo di organizzazione? Sì, sì, sì. Posso dirlo in fondo? Ok, no... di el is long the thing not, no. Just, ok no 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 adesso okay. Sì, allora due cose molto importanti: chi ha partecipato qui, no, quindi non in streaming, c'è da firmare, è importantissimo firmare sia la mattina che il pomeriggio, ok, quindi poi chi è arrivato dopo, non chi è arrivato dopo, cominciamo anche un nuovo foglio, se, se non c'è più spazio non si può scrivere in fondo dietro, ma c'è da cominciare un altro foglio. E un'altra cosa, se c'è qualcuno che non ha fatto la foto e che poi magari va via e nei prossimi giorni non c'è, me lo dica e così facciamo la foto. Ah, grazie. Sì, segnaletica. Segnaletica. E per chiudere, noi in la mattina abbiamo parlato della coesione, sì? E a me mi piace tantissimo come chiudere e aprire le cose così come se merecen. Sì? Come meritano, sì? Quindi, perché questo è un spazio molto importante. Quindi per finire, semplicemente facciamo così e ci mettiamo un po' in, in cerchio. Possiamo, sì? Fare un po' così. E... Quindi questo, e adesso così con una energia più, io porto molte volte come una energia così un po' forte, così come elevata o veloce,
Adesso io vorrei come finire con un'energia più lenta, sì? Quindi l'idea è che mettiamo così nelle nostre mani, mettiamo tutte le cose che abbiamo fatto oggi, sì? Le idee, i concetti, anche quello che abbiamo sentito o quello che abbiamo vissuto di conversazione, sì? Le mettiamo così un po'. Così molto lentamente e li mettiamo in centro, sì? Quindi facciamo così, e salutiamo così. Anche da casa. E domani alle 9:30, così.